Bentornati sul canale Valorose T, il canale dedicato ai retrocomputer e elettronica vintage. Mi trovo al Varese Retrocomputing 2023 insieme a Fabio Massa, che tu hai anche il tuo soprannome. Come Biomassa. Biomassa. Come mai Biomassa? Ma è un po' difficile da immaginare, hanno tolto un fa ed è rimasto il bio, per cui Biomassa. Biomassa. Si adeguava anche un po' alla mia fisicità e a quello che era. Ma di questo non commentiamo perché... Vabbè, io sono sempre rimasto così da anni che sono così, per cui insomma... Comunque Biomassa. Diciamo che hai anche altri hobby oltre che computer. Altri hobby oltre che computer, sì, sport piuttosto che fumetti, condividiamo la passione per le arti marziali, per cui esatto, va bene. Esatto. Niente, di che cosa mi vuoi parlare qua di questi computer? Allora, qua abbiamo portato una piccola selezione di computer MSX, computer che l'MSX era uno standard che è stato creato nel 1983, l'intenzione era di avere più marche di produttori di PC e di computer, con computer in questo caso, non di personal computer, che condividessero lo stesso software. Quindi usavano lo stesso sistema operativo, comunque lo stesso BASIC, le stesse caratteristiche e tutti i giochi e programmi che uscivano per lo standard MSX potevano funzionare su tutte le macchine. I produttori erano tanti, Philips, Sony, Fonola, che poi a dire il vero utilizzava le macchine Philips, Panasonic, Toshiba, tutte quante con le stesse identiche caratteristiche, cambiava la forma naturalmente, ma processore, RAM, tipo di BASIC, era lo stesso identico. L'MSX ha avuto un'evoluzione, lo standard MSX che parte con l'MSX1, uscito nel 1983, ebbe una grossa diffusione in Giappone, ma in Europa fu, diciamo, ebbe un medio successo. In Olanda ebbe una buona diffusione grazie al fatto che la Philips era olandese e produceva direttamente la macchina. In Spagna ebbe una gran buona diffusione. Purtroppo in Italia e in Inghilterra e negli altri paesi dell'Europa non ebbe sto gran successo. E questo limitò anche poi tanto quello che era l'uscita dei giochi, che poi facevano il reale successo della macchina. Successore dell'MSX1 è stato l'MSX2. Questo qua in fondo. Questo è il modello 8220 NMS della Philips, l'anno di produzione è il 1987. Questo è poco diffuso, sbaglio? Questo è una versione abbastanza poco diffusa, erano più famose le versioni NMS 8235 e 8245 che furono vendute molto di più. In Italia questa era quasi sconosciuta. Ma infatti non mi sembra di averla mai vista. È praticamente la stessa macchina, la stessa scocca dell'8020, del VG8020 della Philips, ma con i chip dell'MSX2. Aveva un chip grafico differente, il processore era sempre lo stesso. Questa versione è 64K di RAM, in verità gli MSX2 avevano quasi tutte 128K di RAM con anche integrato il floppy disk, quindi era un po' una versione zoppata di MSX2, però l'ho portata questa per via del fatto che è molto rara da trovare anche in queste condizioni così buone, è difficile da trovare. Ma questo ha dentro il floppy disk, hai detto? Questo non ha il floppy disk, infatti non ha neanche la ROM del disk BASIC, cosa che invece gli altri MSX hanno. Poi il successore dell'MSX fu l'MSX2 Plus, quindi l'ultima versione MSX ufficiale, qua non ne abbiamo neanche una versione. Poi ci fu una versione dell'MSX, diciamo tra virgolette non ufficiale, che è questa versione qua, l'MSX Turbo R, che cambiava il processore, in quanto non aveva più lo Z80 ma aveva un R800, che era un processore più potente, più veloce, compatibile con lo Z80. Uscì solo in Giappone ed era prodotto dalla Panasonic. Questo è l'unico tipo di MSX Turbo R con queste caratteristiche, non ce ne sono altri. Vedo che ha la tastiera con la doppia lingua, quindi giapponese, certo, anche assolutamente, ma anche gli MSX giapponesi avevano la doppia lingua, soprattutto gli MSX2. Ovviamente la versione europea, quindi i Philips MSX, come per esempio il Fener, il Ghostar, che erano MSX orientati al mercato europeo, non avevano la doppia lingua sulla tastiera. Invece questi, gli MSX giapponesi, soprattutto gli MSX2, i 2 Plus e naturalmente il Turbo R, avevano la tastiera con la doppia lingua, quindi era possibile scrivere in kanji. Anche il testo della modalità demo del Turbo R, che comprende un piccolo word processor piuttosto che dei piccoli strumenti, sono tutti in giapponese, quindi sì, esatto, si vede tutto in giapponese, non si capisce niente. Oddio, c'è da dire che questo è katakana e ragana, quindi in verità se uno mastica qualche cosina di giapponese magari un pochino capisce, però insomma ci voleva sempre un buon impegno, non esatto, era semplicissimo. Qua ci sono anche un paio di giochi, quello è Konami Football, uno dei primi giochi di calcio della Konami, quindi si può dire che è il nonno di PES, di Pro Evolution Soccer della Konami. E questa invece è una delle prime versioni di Castlevania. Nella versione MSX si chiamava, nella versione inglese, Vampire Killer, mentre il nome giapponese era identico, Akuma Joe Dracula.
che era un po' differente dalla versione uscita per Famicom e quindi per il NES, però fondamentalmente era lo stesso gioco, se con un po' una dinamica leggermente diversa. E quella è stata la prima versione. Ho voluto portare questi giochi un po' perché erano un po' dei simboli di poi quelli che sono diventati giochi moderni, perché ancora adesso Konami produce PES e ci sono ancora dei giochi di Castlevania che escono tuttora, per cui sono saghe che sono cominciate con l'MSX o sono quasi cominciate n.000 anni fa, 40 anni fa, e esatto, poi adesso continuano ancora quasi 40 anni fa e continuano ancora con un gran successo. Ecco, una cosa curiosa delle macchine MSX rispetto agli altri retrocomputer, diciamo più diffusi, quindi Commodore 64 Spectrum, è che nel mercato del retrocollezionismo queste macchine stanno acquisendo un valore che non si capisce come mai è così alto, perché trovare un buon MSX nel mercato dell'usato adesso non si scende sotto i 100 euro. Sì, ci sono tante macchine che hanno acquisito valore, soprattutto in questi ultimi due anni. Assolutamente. Possono essere anche, non so, mi viene in mente il Commodore PET, piuttosto che anche la SX64. No, no, io parlo la SX64 è un po' un caso particolare, però ecco, gli MSX erano un computer che comunque hanno avuto una certa diffusione. Non è che non si trovano, si trovano, eppure hanno avuto un valore... hanno un valore alto, pur avendo una grossa diffusione mantengono un valore abbastanza esatto, elevato. Non parliamo di alcuni giochi, per esempio Metal Gear, che è una saga nata sull'MSX. Metal Gear, soprattutto Metal Gear Solid, che è il secondo capitolo di Metal Gear, hanno dei prezzi semplicemente inarrivabili dal punto di vista del retrocollezionismo. Cioè una copia di Metal Gear Solid 2 in discrete condizioni non si trova a meno di 800 euro in questo momento. 800 euro per un gioco. Devi fare lo stipendio di esatto, questo è il motivo per cui non ce l'ho. Ah, ok. Per cui... ci sta. Oppure lo prendevi prima e quindi sì, purtroppo. Ma guarda, già, ma mica tanto, già 10 anni fa non lo trovavi a meno di 300. Ok, però adesso avresti triplicato. Adesso avrei triplicato, ma non c'avevo 300 euro prima, non c'ho 800 euro adesso da spendere per un gioco. Quindi, esatto, in avanti. Quindi è così. Però insomma, questa diciamo è una piccola selezione di questa piccola standard particolare, che tra l'altro era uno standard fondato dall'ASCII Corporation di Nishi e da Bill Gates con la Microsoft. Infatti il BASIC dell'MSX è un BASIC Microsoft. L'MSX BASIC è fondamentalmente un GV BASIC modificato per le macchine MSX. Sì, forse quando si spegne e si accende la macchina si vede il... Parte in BASIC, assolutamente sì. La macchina quando si spegne e si riaccende parte con il BASIC. Nella versione MSX 1 la 1.0, nella versione MSX 2 la 2.0 e via dicendo. Ecco, infatti in questa versione dell'MSX, quella del Turbo R, il BASIC è ancora della Microsoft nella versione 2.01, per cui insomma un BASIC che aveva delle ottime potenzialità. Infatti l'MSX è un computer che ha avuto una diffusione grandissima nelle scuole in Giappone, per quello era così diffuso, per quello aziende come la Konami decisero di investirci tanto nella produzione di giochi. E la Konami ovviamente, e come tutte le produzioni giapponesi, erano tra le poche case che quando producevano un gioco per MSX lo facevano in modalità nativa, quindi sfruttavano la macchina, mentre invece le case, le software house europee prevalentemente facevano delle conversioni quasi alla pari dai giochi dello Spectrum, perché ovviamente gli veniva un po' più facile per via della... Era più veloce il time to market, come si dice. Esattamente. Però in realtà sfruttavano meno le potenzialità della macchina. Non solo, il gioco risultava addirittura più lento che sullo Spectrum, perché mentre sullo Spectrum c'era la grafica, era disegnata dalla CPU direttamente, andava a scrivere nella RAM che poi veniva letta dal processore video, nell'MSX per scrivere nella memoria video bisogna utilizzare delle funzioni apposite che però rallentano. Quindi il risultato è che spesso e volentieri un gioco sull'MSX convertito direttamente dallo Spectrum risultava più lento rispetto allo Spectrum stesso, eppure il processore lo stesso. C'era questa cosa che i possessori di MSX non hanno mai perdonato le software house europee, gli è sempre rimasto l'amaro in bocca, tant'è che molti fanatici MSX sostengono ancora che l'MSX in verità fosse più potente dei rivali Spectrum e Commodore 64. Diciamo che rispetto allo Spectrum era decisamente più potente, sul Commodore 64 aveva delle potenzialità diverse, per cui però se sfruttato bene l'MSX è una macchina che aveva faceva avrebbe delle belle potuto cose. Fare molte cose di più. Assolutamente, certo. Però la scarsa diffusione non ha fatto mercato, e se non c'è mercato non c'è nessuno che ci investe. Sì. Comunque attualmente c'è ancora un ottimo mercato homebrew dell'MSX, un sacco di appassionati ci sviluppano tuttora con degli ottimi risultati, perché naturalmente produrre un qualcosa, un software per una macchina vecchia al giorno d'oggi è molto più semplice grazie all'emulazione, grazie alla possibilità di far debug, grazie al fatto che la macchina si conosce
ormai il singolo bit si sa che cosa e soprattutto funziona. Grazie a internet, perché adesso le informazioni viaggiano in una maniera molto veloce. Prima trovare informazioni tecniche sull'MSX, per recuperare il manuale tecnico dell'MSX dovevi conoscere qualcuno che ce l'aveva e che te lo fotocopiava, allora andava bene e riuscivi ad avere un bel documento in mano che ti aiutava a fare una programmazione fatta bene, ma altrimenti sì, non avevi informazioni, non avevi informazione ed era un... dovevi provare, dovevi, si provava, ma si provava e si provava lo stesso, però era molto difficile. Invece adesso l'informazione e la possibilità di fare test è molto più immediata, per cui produrre un gioco, un brew adesso su un MSX è più veloce, costa meno anche a livello di tempo, anche se uno di fatto lo fa per passione, e i risultati sono eccezionali. Grazie mille Fabio Massa. Grazie a te, piacere come al solito. È stata una bellissima presentazione. Continuate a seguirmi per altri video sui computer vintage e ci vediamo. Ciao ciao. Ciao.